Leggiamo dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 36, un versetto che già abbiamo letto diverse volte durante i nostri incontri. E dice: chi crede nel Figlio di Dio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Che cos'è la fede? Tolstoi diceva: se un uomo non ha la fede, è nella situazione più pericolosa al mondo. Egli conosceva questo versetto della Bibbia: senza fede è impossibile piacergli. Ebrei capitolo 11, versetto 6. La fede è la fiducia in Dio, la fiducia semplice del fanciullo. Non si viene al mondo con la fede in Dio. Tuttavia, la fiducia che il bambino ripone naturalmente in sua madre e in suo padre dovrebbe farci riflettere. Dio ci parla. E allora è sufficiente dire di sì al Signore che ci invita. Venite a me, Giovanni capitolo 11, versetto 28. Oppure credete in Dio e credete anche in me, Giovanni capitolo 14, versetto 1. La fede consiste nel credere a ciò che Dio dice, nell'ubbidire alla sua parola sul fondamento delle sue promesse. Un giorno Napoleone passava in rassegna le sue truppe quando il suo cavallo partì al galoppo. Un soldato semplice saltò sulla testa del cavallo in corsa e lo fermò. «Grazie, capitano!» gridò l'imperatore riconoscente. «Capitano di quale reggimento, sire?» chiese il soldato. «Della mia guardia personale!» rispose divertito Napoleone allontanandosi. Subito il giovane si avvicinò agli ufficiali e uno di loro gli disse: «Soldato, che sei venuto a fare qui?» «Sono capitano della guardia personale dell'imperatore.» «Con quale diritto?» «Me lo ha detto l'imperatore.» «Vi chiedo scusa, capitano, non lo sapevo.» Quel soldato aveva preso l'imperatore in parola. La fede è credere a tutte le parole di Dio e ricevere suo Figlio nel proprio cuore e nella propria vita. Che il Signore ci benedica.